Ci alziamo in piedi, il canto dell'aurora tu sorgi più bella. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. La grazia, la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Questa mattina, a questa celebrazione ufficiale in italiano, non sono presenti gruppi provenienti dall'Italia. Comunque do il benvenuto a quanti sono qui alla Cappellina, nel giorno in cui la Chiesa celebra una memoria ufficiale in onore della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. E noi siamo qui appunto in questo luogo così mariano, per cui siamo più che mai invitati a pregare la Vergine Maria che stenda la sua maternità non solo alla Chiesa ma a tutti gli uomini. Iniziamo questa liturgia chiedendo innanzitutto perdono per i nostri peccati. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morente sulla croce, ha dato a noi, come nostra madre, la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria. Fa che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda il figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù,
e ai fratelli di lui. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Sui monti santo egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati e lui l'Altissimo la mantiene salda. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Vergine felice che hai generato il Signore, beata madre re della Chiesa che fai ardere in noi lo spirito del tuo figlio Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliel'accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Celebriamo oggi questa memoria, festa in onore della Beata Vergine Maria col titolo di Madre della Chiesa. È una festa talmente recente che nel Messale e nel lezionario contengono, è stata istituita, voluta da Papa Francesco solo 6 anni fa e collocata nel giorno dopo la Pentecoste.
Alcune feste mariane sono collocate vicino ad altre feste di Gesù Cristo. Prossimamente celebreremo la festa solennità del cuore di Gesù e subito dopo il cuore immacolato di Maria. In settembre celebriamo il mistero della croce, l'esaltazione della croce di Cristo e subito dopo Nostra Signora Addolorata. E oggi, appunto, dopo la festa solennità di Pentecoste, Maria, madre della Chiesa. Paolo VI affermava: non c'è Chiesa senza Pentecoste, ma non c'è Chiesa senza Maria. Non c'è Pentecoste senza Maria. E difatti nella prima lettura abbiamo ascoltato come Maria fosse presente nel grande mistero dello Spirito Santo che scende sulla Chiesa primitiva, sugli Apostoli e su di lei. È una festa recente però che ha origini nella sensibilità della Chiesa stessa, dei cristiani, fin dalle origini, soprattutto attraverso l'immagine di Maria Nuova Eva. Come Eva, col suo peccato insieme ad Adamo, ha chiuso le porte del cielo, Maria Nuova Eva le apre, spalanca le porte a Cristo per ricevere, accogliere Cristo per opera dello Spirito Santo e offrire la salvezza, la salvezza all'umanità. Soltanto recentemente attraverso Paolo VI è stato introdotto il titolo ufficiale di Maria, Madre della Chiesa, durante il Concilio Vaticano II. E poi in seguito si sono aggiunte anche le litanie a riguardo di questo titolo. E, diciamo, sono state introdotte le messe votive, ben tre, in onore della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Ecco, noi ci troviamo in un posto particolarmente significativo per gustare, per percepire e vedere con i propri occhi, diciamo, questo mistero della presenza di Maria in mezzo a noi come figli di una stessa famiglia, della Chiesa, mistero universale. Qui la Vergine Maria appunto è apparsa con nel desiderio di portare un annuncio, un messaggio di salvezza per far percepire la sua maternità. E questo lo possiamo cogliere anche durante questa liturgia eucaristica. Siamo qui in pochi, gruppi italiani non ci sono, ma mi accorgo che c'è gente proveniente da varie parti del mondo. Nonostante che magari non mi capiscono, comprendono la lingua italiana, siamo qui un cuor solo e un'anima sola a celebrare questo mistero eucaristico. Ed è molto significativo appunto che attorno alla Vergine Maria persone che parlano lingue diverse, che vengono da lontano, popoli distinti, ecco, siano uniti attorno alla Vergine Maria a vivere il mistero dell'Eucaristia. Ma è soprattutto qui a Fatima si percepisce questo mistero, soprattutto alla sera quando si recita il Rosario, insieme a tanti gruppi, veramente lì come nella Pentecoste abbiamo gente proveniente da tutte le parti, eppure nella diversità tutti si sentono uniti ai piedi della Vergine Maria, stessa preghiera, stesso cuore, stesso atteggiamento, nessuno si sente diviso, tutti figli della stessa madre, sia della madre Maria sia della madre Chiesa. E questo è bello. Poi anche il gesto della candela accesa, che è il simbolo di Cristo risorto, ma è anche un simbolo dello Spirito Santo, queste fiammelle che brillano nella notte, nell'oscurità, che illuminano, sono simbolo anche dello Spirito Santo. Quindi ogni giorno qui si percepisce questa Pentecoste vissuta, reale, di cui il mondo intero ha bisogno, anche la Chiesa stessa. Tante volte ci sono tante divisioni, diversità, incomprensioni, separazioni, se non parliamo anche perfino di guerre. Ci sono guerre in corso tra cristiani, nazioni cristiane, questo è terribile. Ecco, qui a Fatima appunto si percepisce questa unità anche attraverso piccoli segni. Chiediamo alla Vergine Maria che realmente dai piccoli segni diventino anche realtà vive, estese a tutta l'umanità. Lei che è madre della Chiesa,
che vuole estendere, come si dice spesso nelle preghiere della liturgia, che vuole estendere la sua maternità a tutti gli uomini, anche quelli che sono fuori dalla Chiesa. Dio Padre ha guardato l'umiltà di Maria, la benedetta fra tutte le donne. Lo supplichiamo per intercessione di colei che le generazioni chiamano beata. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Dio Padre ha guardato l'umiltà di Maria, la benedetta tra tutte le donne. Per la Chiesa diffusa del mondo, accolga in sé come la Vergine Maria la parola di salvezza e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, Maria li aiuti come agli inizi della Chiesa a formare un cuore solo e un'anima sola. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i consacrati, vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la famiglia umana, incamminata sulla via della giustizia e della pace, siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di bene gli affamati. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui presenti, lo Spirito ci aiuti a confidare sempre nel compiersi della parola di Dio e a progredire nel cammino della fede. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Padre di infinita bontà, ti supplichiamo di esaudire queste preghiere e di accogliere anche tutte quelle preghiere che ciascuno di noi porta nel proprio cuore. Te lo chiediamo per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, e per Cristo nostro Signore. Amen. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga sera, se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera. Ti chiamerò mio Salvatore e tornerò Gesù con te. Pur nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Ti invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza
perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificare il te degno di ogni lode nella memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie,
perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio e Madre della Chiesa, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Giacinto e Francesco Marto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
cielo. Sei tu, Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. No, non è rimasta fredda la terra, tu sei rimasto con noi per nutrirci di te. Pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Sì, il cielo è qui su questa terra, tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te. Nella tua casa, dove vivremo insieme a te tutta l'eternità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. No, la morte non può farci paura, tu sei rimasto con noi e chi vive in te vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti i popoli l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Prima della benedizione finale, benedico anche i rosari, tutti gli oggetti di pietà, di devozione che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire gli oggetti religiosi, affinché per intercessione della Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria,
a tre pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria, ave. Sole apparia col volto suo bello, veniva Maria. Ave, ave, ave Maria, ave. Di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi a Gesù. Ave.